tutte. Ciao a tutti. Oggi facciamo un nuovo progetto. Ho deciso di provare a decorare una candela semplicissima. Diciamo che questo timbro è leggermente grande, però dovrei comunque riuscire a farlo, mal che vada, evitando la parte dove ci sono comunque i fiocchi di neve. Questi qua sono i timbri che ho comprato da Impronte d'Autore, era in sconto al 50%. Ed è, beh, tutti sono made in Cina, Carrot Giving, Clear Stamp, e questa è un'edizione sempre natalizia. Quindi volevo provare, ho visto delle ragazze in fiera che facevano la dimostrazione e quindi ho deciso di provare perché comunque come regalo di Natale è una cosa carina. Allora, per questo progetto ci serve un cero di qualsiasi misura, questi sono quelli dell'IKEA. Li trovate nelle varie misure, nei vari formati. Trovate anche il set grande se uno vuole fare una composizione, magari col piattino e tutto. E per chi non volesse comprarli all'IKEA, o comunque magari l'IKEA vicino non ce l'ha, li hanno anche da Tiger. Io non so se da tutti i Tiger, quello che hanno aperto nuovo al centro commerciale, il Nord Shopping, aveva tutti questi ceri di varie misure, dal color ivory, che è questo qui, un color avorio, comunque un bianco panna, a anche colori, non erano natalizi, ma comunque erano rosa, verde, verde acqua e così via. All'IKEA invece avevano già un'edizione natalizia perché c'erano già i ceri argentati, dorati e così via. Quindi iniziamo. Dopodiché ci serve lo stazzone o comunque il memento, un timbro normale, la carta velina. Ed è per questo che ho comprato la carta velina bianca da Tiger. Possibilmente non usatela da riciclo perché comunque la velina va a inglobarsi all'interno della cera, quindi se la velina ha delle grinze, anche l'effetto sulla cera rimane con le grinze. Quindi se riuscite ad averla nuova, anche perché costa veramente poco, ad esempio qua ci sono dentro 5 fogli da 50x70, quindi non è che se ne usa poi tanta. E poi serve la carta da forno che noi andremo ad applicare sopra la carta velina e sarà quella che terremo nel momento in cui andremo a far sciogliere la cera. La cera io la faccio sciogliere con l'embosser. Chi non ha l'embosser può usare il phon normale di casa. Dovete vedere a voi, imparare a regolarvi a che temperatura tenerlo. Comunque adesso proviamo insieme perché non ho provato neanch'io. Allora, noi la faremo colorata, quindi iniziamo e apriamo la velina di Tiger intanto. Vediamo. Cerchiamo di capire, mi sa che sono fogli da dividere. Perfetto. Ok, io ho ritagliato proprio un quadro di questo tipo, in modo che, ed è anche comodo se devo farle di questa misura, prendiamo lo stazzone. Io vado lo stesso comunque a tamponare tutto il timbro. E dopo valuto in base alla grandezza della candela se riesco a farci stare anche i fiocchi di neve o meno. Però questa scenetta mi piaceva molto, quindi vado a inchiostrare bene. È fatto. Adesso lascio asciugare un attimino e dopo lo andiamo a colorare. Ragazze, io ho colorato la timbrata, ho usato semplicemente le matite con l'acquarellabile della Faber-Castell. Logicamente non le ho acquarellate. In fiera facevano vedere a utilizzare comunque dei Sì, pennarelli. uno mette quello che ha, insomma, ecco. Io ho questo e utilizzo questo anche perché come prova non è che mi andavo a comprare pennarelli di chissà quale costo, insomma, per fare degli esperimenti. Intanto proviamo con questo. Quindi semplicemente io ho ritagliato leggermente un paio di fiocchi di neve perché comunque la candelina è piccolina, però trovavo molto simpatico questo
questo tipo di timbro, quindi andiamo a metterlo a misura. Vedete che siamo a filo. Voi dovete stare molto attenti di metterlo bene a filo, anche perché io in questo caso logicamente sono andata a sceglierne uno lungo. Ci roviamo sempre la vita da soli. Sì. Praticamente voi dovete mettere la velina con il colore dalla parte superiore, perché la velina si andrà poi a inglobare all'interno della nostra candela. Adesso, stando attenti, si usa, si mette la carta da forno. Ecco. Aspettate. È la prima volta, non so se verrà fuori. Comunque. Non so se esce, ve lo dico perché io l'ho visto, dopo l'ho visto in fiera, ho guardato anche vari tutorial che c'erano per capire, perché noi avevamo fatto un esperimento su un lumino, però sul lumino probabilmente la consistenza non è uguale, perché il lumino sta di fatto che si è sciolto e la velina mi è rimasta in mano. Quindi iniziamo. Si dovrebbe vedere l'effetto che cambia colore, perché praticamente nel momento in cui la cera si scioglie vediamo che esce lucido. Quindi adesso proviamo, io cerco di non starci sopra troppo e vediamo come esce, insomma. Sembra che stia cambiando il colore, no? Che noi andiamo sempre a trovare cose le prime volte difficili da fare. Sì, perché io sono una persona complicata. Ok, controlliamo come è uscito. Speriamo bene. Con la mano spacca, non c'è niente da fare. C'è ancora un puntino sotto. È uscito praticamente perfetto. Ci sono ancora un paio di puntini dove non ho lasciato agire, quindi lo rimettiamo. Ah sì, perché la carta forno deve premere, vero? Sì, la carta forno preme, però io praticamente mi stavo stonando le mani, quindi a un certo punto... Sì, anche perché ho paura che si sciolga la candela. Non avendolo mai fatto, non è una cosa... facile. Vediamo. Adesso... Bellissimo. È cambiato, no? Diciamo che è carino qui, aspettate che però io lo voglio provare. Sì, ma non vale rovinare. Ma ha cambiato colore anche nella velina che c'era, eh. È diventato più lucido. Okay. Ma che meraviglia, è diventato più lucido il disegno stesso, giusto? Sì, perché comunque è andato a inglobarsi in quello che è la cera. Allora, se voi guardate in controluce, comunque il colore della velina si intravede, perché logicamente la velina è bianca e il disegno è panna. Però, guardate com'è carino. Wow. Se si vogliono comunque fare dei pensierini per Natale, l'idea è ottima. Adesso faremo un altro video più avanti, perché questo era proprio un esperimento fatto insieme a voi. Non l'avevo mai fatto, quindi questo è il mio primo esperimento di candela. Poi metti un'altra cosa lì. Adesso valuto cosa mettere qua di dietro, magari la scritta Merry Christmas, e dopo riprendiamo anche questo. Ok, io adesso ho preso questa stellina cometa, le stelline, e la scritta Merry Christmas, che mi si è anche spostata, la andiamo a riposizionare, e ho deciso di farli con il Drops, questa qui nella versione Galaxy Gold, che non li ho ancora provati. Tutti vediamo esperimenti. Sì, noi sperimentiamo in diretta. Ah, ecco, non mi pareva bene. Aspettate che mi scomodo. Forse è meglio non togliere tutto. Vediamo come funziona. Perché io è la prima volta che li compro i Drops, ne ho sempre sentito parlare bene. Vi dico che io ho provato diversi colori dorati, sai, ma... Costa l'oro, No, io mi devo essere sicura che me ne abbia preso bene. Se dovesse fare Yuki, che adesso è in castigo perché si è comportata male oggi...
Sempre più malata, poverina. Se ti vede Sì, spendere no. così l'oro. Io che è sempre esagerata. Si deve sugare un po'. Lasciamo asciugare la scritta dorata. Vediamo come esce, più che altro sulla candela che si noti. Aspettiamo Sì. che asciughi. Ok, adesso abbiamo la nostra timbrata, l'abbiamo messa e andiamo ad accenderla in boss. Biscotto. Ok, vediamo come è uscito. Intanto per vedere l'effetto dorato se si nota. Aspetta che faccio vedere la pipì. Bellissimo. Perché avevo paura che essendo comunque dorato non si notasse tanto, No, si però nota, dai. invece si nota ed è molto carino. Da questo lato abbiamo il nostro coniglietto con Babbo Natale Ecco qua il e da nostro questo primo lato la esperimento. candela. Questo qua è il nostro primo esperimento, magari più avanti, siccome che comunque ne devo fare un po'. Premetto che no, uno non ha bisogno di un timbro, uno può fare un disegno a mano Sì, bisogna soltanto farlo libera. direttamente sulla velina, Ecco. quindi io ovviamente lo chiamerò decorazione con timbri perché comunque io sto utilizzando dei timbri. Per chi non ha i timbri può disegnare qualsiasi cosa, anche delle scritte a mano libera. L'importante è che lo fate sulla velina. Io vi dico che non ho avuto problemi a colorarli nemmeno con le matite. L'unica cosa è che abbiate sempre l'accortezza se usate soprattutto le timbrate, come ad esempio lo stazzon, vedete? È trapassato. È trapassato sotto la velina ed è riuscito a trapassare anche in questo lato. Quindi abbiate l'accortezza se usate un piano di lavoro che magari non sia io, in questo caso il tappetino da taglio, però per evitare di rovinare il piano di lavoro, anche perché io più che altro avevo paura che mi si sciogliesse la cera. Invece la cera non si è sciolta, quindi è uscito un bel lavoro pulito. Dopo questo tipo di decorazione si può fare per qualsiasi tipo di necessità, da un compleanno alla festa della mamma, ad esempio ho anche i timbri per la festa della mamma, quindi magari valuto per farla Ok. anche a mia mamma. Io lo trovo un'idea molto carina se dovete fare anche dei regali a delle colleghe di lavoro, a degli amici, dei pensierini non troppo impegnativi. Secondo me questa è un'ottima idea. Io ho provato a utilizzare il Drops perché ce l'avevo e come punta di d'oro devo dire che è molto bella. Voi potete usare qualsiasi cosa, ma mi hanno consigliato di usare comunque un certo tipo di inchiostro. Anzi, addirittura forse mi avevano detto che era meglio il Memento, ma io il Memento ce l'ha la mia amica a casa. E me lo dovrebbe dare, quindi dopo proveremo anche con quello, però visto che con lo stazzone non ho avuto problemi, quindi va bene anche questo. Potete usare qualsiasi tipologia di timbro, l'importante è che lo fate asciugare un attimino, perché ad esempio io ho utilizzato allora, il Babbo Natale l'ho fatto sulla parte opaca della velina e invece la parte dorata l'ho fatta sulla parte lucida e sulla parte lucida ha fatto più fatica ad attaccarsi il colore. Però perché volevo vedere se per caso l'effetto che si aveva sulla candela era lucido, invece no. Cioè l'effetto, indipendentemente che usate la velina dal lato lucido o dal lato opaco, l'effetto comunque rimane come base opaca. Quindi è la stessa identica cosa, non cambia niente. Quindi vi consiglio di usarlo dalla parte opaca in modo che si asciuga prima l'inchiostro, non dovete aspettare tanto. Io spero che questo tutorial semplicissimo vi sia piaciuto, può essere un ottimo modo per fare dei regali. E che vi sia utile. Quindi io vi saluto, ciao a tutte e alla prossima! Ciao a tutti!